Ciao Stefano e benvenuto. Ciao Antonio, grazie. Che Come piacere stai? rivederti. Dai, è Passato un po' tanto di tempo che tempo. non ci vediamo, sì, infatti. Bene, bene, tutto bene. Sono all'estero, quindi non mi vedete Ah. nel mio classico studio, però sì. Ascolta, vuoi provare se riesci a condividere la presentazione? Sì, lo faccio, ma penso che... Allora, faccio così. Dovreste vederlo. Sì, Se perfetto. poi faccio così addirittura dovrebbe andare a schermo pieno. Sì, perfetto. Ok, perfetto. Poi adesso puoi toglierla così. La tolgo. Allora, io direi che possiamo iniziare perché Aspetta, approfittiamo. non l'ho ancora tolta, però mi sa. Ah, Sì, l'hai tolta. ok, fantastico. Sì, tu. Quindi iniziamo, praticamente oggi abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Pisoni, diciamo sei stato preceduto da diversi altri esperti, oggi è il turno di un Digital Media Strategist, Stefano si occupa da questo da tantissimi anni, fondamentalmente a parte lavorare nel privato, testa e sviluppa delle strategie di marketing digitali. E si è specializzato nel corso degli ultimi anni su diversi social, ma in particolare su LinkedIn, che è diciamo, uno dei social meno conosciuti. Insomma, è una persona di grande esperienza, ha lavorato anche in Silicon Valley e collabora con tantissimi professionisti. Quindi, Stefano, invece, rivolgendomi a te, oltre a farti i complimenti per la tua carriera, oggi abbiamo un caso un po' disperato, cioè quello di rendere appealing dei ricercatori, a volte magari un po' nerd, e magari una pubblica amministrazione, quindi con delle difficoltà un po' più sostanziali rispetto alle aziende private. Per cui tu hai ti è stato dato un compito, ti direi di andare avanti come vuoi tu e poi penso che ci saranno diverse domande, sicuramente te le girerò un po' io, se lo dalle chat e poi da un po' di curiosità e poi chiaramente dai ragazzi. Va Ok, bene, grazie ok. ancora. Niente. Allora, ciao a tutti, piacere di conoscervi. E so che Antonio ha detto che è un caso disperato, ma in realtà direi che si può fare tutto in questo momento online. C'è spazio per chiunque. Certo, esistono magari dei brand che hanno un tipo di, diciamo, di visibilità più internazionale, più, diciamo, da massa, e altri invece, magari dei personal brand, delle nicchie, che sono più a proposito. Appunto di nicchia. Però questo non vuol dire che non possiamo utilizzare in maniera intelligente i social media, e in particolare LinkedIn. Come vi farò vedere, ho preparato una breve presentazione. Per me è stato un po' il punto di svolta da una carriera, diciamo, in azienda a diventare un libero professionista, e sono convinto che in realtà LinkedIn può aiutarvi, ma lo vedremo anche in maniera abbastanza pratica perché non sono uno super teorico, a creare il vostro network, avere nuove possibilità di conoscere persone, di farvi conoscere. Tutti pensano che LinkedIn è semplicemente un trovo il lavoro. In realtà non è assolutamente così, dovete vederla come una grandissima fiera del vostro settore, e se sapete come usarlo, vi permette di entrare davvero in contatto con chiunque. Possono nascere un sacco, diciamo, di opportunità, e penso che sia la cosa più interessante in questo momento di una piattaforma come questa. Condivido lo schermo, che andiamo dritti al punto, così poi potete farmi domande e magari vi do delle risposte, diciamo, più custom sulle vostre specifiche esigenze. Vedete tutto? Confermate? Sì. Ok, perfetto. Allora, vabbè, in generale di cosa parliamo? Parliamo di personal branding e lead generation su LinkedIn. Lead generation è un termine un po' magari tecnico, ma non spaventatevi. Semplicemente andiamo a capire come poter trovare dei contatti per appunto delle lead, che funziona tantissimo come strategia nel B2C, nel B2B, per chi deve vendere magari i servizi. Ma non dimentichiamoci che al giorno d'oggi chiunque di noi in realtà, col proprio personal brand, può far nascere un sacco di occasioni. Vi faccio un esempio: qualsiasi YouTuber italiano, qualsiasi influencer, in realtà utilizza la sua immagine per far nascere delle occasioni di business. Si possono vendere magari smalti, dico una cosa molto banale, o magari si può usare LinkedIn per entrare in contatto magari con dei centri di ricerca americani e magari
non so chi magari sta studiando, può andare là a fare un dottorato, un'esperienza lavorativa. E un'amica, ho un'amica che non grazie a LinkedIn, però è finita a lavorare per lo zoo di San Francisco. E comunque ha utilizzato tantissimo il web. Secondo me non esiste un campo in cui non si possa utilizzare il proprio personal brand per far nascere delle occasioni, per la propria carriera, per il proprio business, per la propria azienda. Quindi vediamo un po', vi spiego velocemente come farlo in maniera molto concreta. Allora, scusate che questo cambia. Ok, ci sono. Perché LinkedIn? Perché LinkedIn, solo in Italia ci sono più di 11 milioni di utenti attivi. Quindi capite che è un numero particolarmente importante. E su 11 milioni di persone, non dimentichiamoci che per avere successo online non ci servono 10.000 persone, ce ne bastano 100 fidelizzate, o magari addirittura quella singola persona che vi cambia la carriera, la vita professionale. E quindi per quello dobbiamo capire che se da una parte c'è un bacino di utenza, vedete LinkedIn un po' come anche, non so, le pagine gialle del vostro settore. Adesso vi spiego come andare a utilizzare determinate caratteristiche di LinkedIn per trovare chi vi interessa. Però prima di tutto e prima è importante capire la logica dietro al perché dovremmo utilizzare una piattaforma. Ok, adesso è centrato. Perché LinkedIn? Perché il 50% del traffico sui social media nel mondo professionale arriva da LinkedIn. Quindi tante persone magari pensano, ok, mi metto su Instagram, ok, mi metto su YouTube, ma se noi vogliamo parlare di lavoro, il 50% del traffico è qui. E se dobbiamo andare un po' a ragionare in ottica di Pareto, il 20% che fa l'80% della differenza è LinkedIn. L'80%, scusate, ma è sfalsata, non so, che forse devo metterla full screen, però penso che il concetto non cambi. Perché LinkedIn? Perché l'80% dei leads B2B, cioè delle occasioni di business che sono create online sui social media, arriva da LinkedIn. Quindi, ripeto, tutti noi abbiamo un sacco di cose da fare, tutti noi abbiamo impegni personali, una vita lavorativa. Dobbiamo tenere presente che se vogliamo fare qualcosa online, è caso che dedichiamo le nostre energie a quelle poche cose che funzionano molto bene. E LinkedIn è sicuramente una di queste. LinkedIn è il 277% più efficace come strumento di lead generation rispetto a Facebook e Twitter, ad esempio. E la fonte è HubSpot, che è non so se conoscete HubSpot, ma è un tool, un software online che fornisce alle aziende diversi servizi. Quindi anche qui non voglio vendermelo, ma voglio farvi capire l'importanza di utilizzare una piattaforma come questa. Sicuramente, adesso poi farà piacere perché non ho mai, mi sono mai relazionato con delle persone con la vostra esperienza, diciamo il vostro background, però sicuramente alcuni di voi magari vogliono trovare lavoro, far nascere delle opportunità lavorative. In questo caso, il 45% degli utenti di LinkedIn appartiene al top management delle aziende. Cosa vuol dire? Che i decision maker delle aziende sono su questa piattaforma. È quella più utilizzata tra le aziende Fortune 500, insomma, ci sono tantissime caratteristiche che fanno capire il perché dobbiamo concentrarsi su una piattaforma come questa. Magari è meno visuale, meno interattiva, meno simpatica, meno user-friendly, anche se l'hanno migliorata tanto ultimamente, però è una piattaforma che davvero permette di far nascere delle occasioni incredibili. Vi dico velocemente chi sono, perché dovreste ascoltarmi. Ho lavorato nel team di marketing di diverse multinazionali, una di queste è Shimano, con cui ho conosciuto, grazie a cui ho conosciuto Antonio. Sono stato forse il primo italiano a fare due lanci internazionali di SaaS. SaaS sono Software as a Service. Qualsiasi software online che voi comprate è un SaaS. Sono stato il primo italiano a lanciare su Product Hunt e AppSumo. E, tanto per farvi capire, questi sono lanci che hanno cubato qualche centinaio di migliaia di euro di valore totale per le aziende con cui ho lavorato, e ho scritto due libri di marketing. Uno, Growth Marketing con Maggiore Editore, e l'altro, Fare Marketing nel Web3 con Weebly. Che cos'è il Growth Marketing? Tanto per farvi capire il mood con cui vi spiegherò le cose che vediamo tra poco, è quell'insieme di studi e strategie che vi permette di crescere velocemente un'azienda o un personal brand. Non è pubblico tre post alla settimana come va. Cosa devo fare per far sì che passo da 100 connessioni su LinkedIn a 5.000 a target nell'arco di 6 mesi? Quelle 5.000 connessioni, se sono a target, fanno sì che ci sono poi delle metriche che vanno valutate e che ci permettono di capire se hanno funzionato o no le nostre strategie online.
Il growth marketing è proprio, diciamo, questa branca del marketing che permette di identificare quello che ci interessa e concentrarci su quello. Tanto per farvi capire cosa vi può succedere se andiamo a concentrarci su LinkedIn. Visita il profilo, adesso tra poco vi farò vedere una dashboard del profilo, così magari potete anche, diciamo, metterci mano in tempo, in real time, sui vostri profili. Ma queste sono delle metriche che tutti voi potete considerare. Le trovate sul vostro profilo LinkedIn, solo sul vostro, perché sono proprio, diciamo, le analitiche del vostro profilo LinkedIn, e vi fanno vedere chi ha visitato il vostro profilo, le visualizzazioni dei vostri post e le comparse nel motore di ricerca. Perché questi dati sono importanti? Perché da una parte vi fa capire quali persone, adesso vi farò vedere come, quali persone hanno visitato il vostro profilo, e soprattutto quante, quindi se fate 5.000 visite nell'arco di un mese, questi sono dati mensili, vuol dire che 5.000 persone hanno proprio cliccato e visitato il vostro profilo. Visualizzazioni dei vostri post, le visualizzazioni del profilo spesso arrivano dalle visualizzazioni dei vostri post, questo vi fa capire quanto è importante pubblicare, e so che magari voi, poi ne parleremo in maniera dettagliata dei contenuti, so che magari voi pensate: ma io cosa posso dire di interessante per la massa, per le persone online? In realtà è molto più importante che voi pensate a documentare la vostra avventura. State facendo una ricerca, avete incontrato delle persone interessanti, state studiando qualcosa di particolare. Raccontatelo su LinkedIn. Fidatevi che le persone che sono interessate a quello che fate vi troveranno. E poi le comparse nel motore di ricerca, questo è uno degli aspetti più interessanti che tanti non sanno, è il motivo per cui tra pochissimo vi faccio vedere perché e come ottimizzare correttamente il vostro profilo LinkedIn. Perché LinkedIn è a tutti gli effetti un motore di ricerca. Se voi scrivete il mio nome, Stefano Pisoni, su Google, ad esempio, tra i primi risultati esce LinkedIn. Ma non solo. Se noi ottimizziamo, lo dico piano perché è importantissimo che lo capiate bene, se noi ottimizziamo il nostro profilo LinkedIn per le parole chiave per cui vogliamo essere trovati, potrete essere trovati su LinkedIn da chi cerca una figura magari come la vostra. Vi faccio un esempio: sono un ricercatore veterinario. Far sì che il mio profilo sia ottimizzato per quella parola chiave, in realtà se ne possono ottimizzare più di uno, per più di una parola chiave, fa sì che se io, che magari sono un'azienda e ricerco questo tipo di figura, vado su LinkedIn e scrivo quella parola chiave, mi esca il vostro profilo. Capite quante occasioni vi possono nascere se poi il vostro profilo è correttamente ottimizzato? Sia per farsi trovare, sia per far sì che invogliamo la persona che trova il nostro profilo a contattarci e magari a invitarci a un evento. Io, ad esempio, spesso vengo invitato a speech come questo perché ho ottimizzato correttamente il mio profilo LinkedIn. Stessa cosa potete fare voi. È molto meno complicato di quello che sembra e la figata, passatemi il termine, è che voi lo fate bene una volta sola, magari vi porta via un paio d'ore, ma poi se è correttamente ottimizzato il profilo, funzionerà per sempre. Cioè, automaticamente, una volta che lo ottimizzate, vedrete che aumenteranno le comparse nel motore di ricerca per le parole chiave che avete utilizzato. Altra cosa, guardate le visualizzazioni che si possono ottenere su LinkedIn. Migliaia di visualizzazioni post, migliaia di persone che scoprono il vostro profilo, migliaia di persone che vanno sul vostro profilo e magari potrebbero contattarvi. Quindi capite anche perché è così importante pubblicare contenuti, e soprattutto contenuti, diciamo, di qualità, senza essere timidi, senza avere dubbi del forse questa cosa non interessa a nessuno. Fa assolutamente parte del processo. E come vedete, qua ci sono dei messaggi, diciamo, di persone che cercano esattamente una figura come me e mi hanno contattato. Vediamo adesso come far sì che tutto questo possa essere applicato a voi. Se volete, e qualcuno da fare delle domande, io non vedo la chat perché sto condividendo questa immagine, però se qualcuno vuole fare delle domande, io non sono disponibilissimo, mi interrompete, magari approfondiamo dei punti specifici, perché non dico che entriamo nel tecnico adesso, non spaventatevi, però ci sono delle cose un po' più pratiche. Allora, prima cosa. Stefano, ti faccio una domanda così. Vai. Dal punto di vista di quello che invece l'algoritmo, a Sì. quanto risponde
meglio di altri social network e quanto può essere incoraggiante. Tu hai detto che uno di quelli in ascesa, quindi per questo motivo in qualche maniera tu hai investito su questo, perché è quello che dà più campi per poter fare anche una scalata, cosa che è già avvenuta su altri social. Allora, in realtà LinkedIn ha un grandissimo potenziale ancora inespresso, dall'altra parte non voglio dire bugie, se fate video su TikTok fate più visualizzazioni. Però, come potete capire, sono due cose molto diverse. Cioè, da una parte, come vi ho fatto vedere all'inizio, motivo per cui ho messo quelle slide, c'è un'utenza incredibilmente professionale, di persone, occasioni di business vere. Su TikTok il 90% delle persone, 99, sono perdi tempo, ragazzini, eccetera. Quindi, se, da una parte, se volete fare un canale di intrattenimento, allora ok, si fanno i TikTok. Ma se l'obiettivo è far carriera, far nascere occasioni di business, relazionarsi con magari altre persone del nostro mondo, soprattutto magari anche a livello internazionale, perché la vera cosa interessante di LinkedIn è proprio quello, ci permette di non avere limiti e conoscere persone interessanti del nostro mondo, della nostra nicchia in tutto il mondo. LinkedIn è sicuramente una piattaforma da tenere in considerazione. E soprattutto l'altra cosa è effort beneficio, cioè se chiunque di voi si mette a fare 10 ore di contenuto online sui social, TikTok, YouTube, eccetera, probabilmente otterrebbe grandi risultati, perché davvero è più una questione di impegno e quantità di contenuti che di cosa esattamente poi si pubblica. Dall'altra parte però immagino che tutti voi abbiate tante altre cose da fare nella vita. Quindi se dobbiamo decidere dove andare a investire le nostre energie, capite che, come ho detto prima, Pareto, il 20% che fa l'80% della differenza. LinkedIn ci permette di avere fin da subito una piattaforma a target, perché l'audience ce la creiamo noi, andando ad aggiungere, vi faccio vedere tra poco, le persone che ci interessano. Seconda cosa, andiamo a pubblicare contenuti professionali e professionalizzanti, quindi ci facciamo conoscere nel modo corretto. Dall'altra parte, comunque fa numeri, fa visualizzazioni, ma soprattutto sono incredibilmente a target. Cioè, 1 milione di visualizzazioni su TikTok, basta fare una cosa un po' cringe, la fa chiunque, ok? Li si fanno. Non serve fare 1 milione di visualizzazioni su LinkedIn per ottenere risultati. Cioè, una volta che fate anche 4-5 mila visualizzazioni, ma sono laser targeted, vedete che i risultati arrivano, le persone vi contattano, le occasioni nascono. E questa secondo me è la parte più interessante. Non diventiamo schiavi di numeri, non dobbiamo fare l'influencer perché magari il nostro lavoro è tutt'altro, però dall'altra parte ci creiamo un canale professionale online che comunque ci permette di far capire chi siamo, cosa facciamo, ma anche semplicemente conosciamo delle persone in giro, seguimi su LinkedIn. È un modo per dire rimaniamo in contatto lì e automaticamente io rimango top of mind con te perché pubblico, perché sono presente e c'è un canale di comunicazione senza che debba per forza magari darti il mio numero di telefono che finisce tra le migliaia di numeri di telefono che ognuno ha sul proprio iPhone. Perfetto. Vado avanti. Sì. Allora, dicevamo. Ok, dicevamo. L'ottimizzazione. Ottimizzare il profilo LinkedIn è fondamentale. Se non ricevete quotidianamente richieste di connessione di persone, vuol dire che il vostro profilo probabilmente non è ottimizzato. Non venite trovati per le keyword che vi interessano. La maggior parte delle persone inserisce nelle keyword, inserisce un profilo molto scarno, basico, non ci mette davvero dell'attenzione e quindi di conseguenza finisce nella marmaglia di profili LinkedIn che ci sono. E soprattutto tanti altri, la maggior parte dei profili non ha social proof. Cioè, cosa vuol dire? Su LinkedIn, la cosa interessante è che le persone possono lasciarvi una recensione. Ho lavorato con Antonio, mi sono trovato benissimo, è stato un professionista, mi ha aiutato a fare questo, questo e quell'altro. Tutte le persone che poi vedranno il mio profilo e vedono questo, sono molto invogliate poi a contattarmi, a scrivermi. Se hanno bisogno, è una cosa che viene naturale, perché tendiamo affidarci più di altre persone di semplicemente quello che le persone stesse dicono di sé. Questa cosa penso che sia davvero, diciamo, quasi scontata. Quanti di voi, quanti di noi, quando prima di andare in un ristorante guardiamo TripAdvisor, guardiamo TheFork, è normale. Questa cosa si può applicare anche a LinkedIn.
La cosa bella è che ovviamente possiamo pilotarla un pochettino. Questo fa parte del growth hacking. Cosa vuol dire? Che non so quanti siete oggi, ma se tutti, diciamo che solo la metà di voi, si mettono ad ottimizzare il loro profilo LinkedIn e una volta che l'avete ottimizzato, vi scambiate recensioni a vicenda, in automatico ecco che i vostri profili acquisiscono un'incredibile credibilità. Scusatemi il gioco di parole, perché magari io vado sul vostro profilo e vedo 4-5 recensioni, ma di colleghi, professionisti, amici. Io non ho problemi a lasciarvi una recensione se voi la lasciate a me. È uno scambio, però una persona che arriva dall'esterno vede il vostro profilo e dice: ok, questo è un professionista credibile perché ha altri professionisti che hanno garantito per lui. Vediamo un po'. Questo finalmente è il profilo LinkedIn, adesso il mio profilo LinkedIn è un po' diverso, però comunque serve a farvi capire come ottimizzare il profilo. Abbiamo un'immagine di copertina, un'immagine di profilo, il mio nome, le parole chiave per cui dovete ottimizzare il profilo, i servizi offerti, la sezione informazioni, dove semplicemente potete dire chi siete, che cosa fate, insomma, quali sono un po', diciamo, le vostre ambizioni, la vostra esperienza. Due link, se avete un canale YouTube, un canale Instagram, potete rimandare ad altri siti internet. In questo caso io ho un link dove le persone possono scaricare tutte le mie guide gratuite e un altro link dove le persone possono prenotare una call conoscitiva con me. E poi, come vedete, la dashboard che vi ho fatto vedere prima. Se parliamo di ottimizzare il profilo, tutti voi dovete avere un'immagine di copertina che magari riguarda la vostra nicchia. Non so, se avete mai parlato in pubblico in un evento, in questo caso come vedete io, la mettete perché vi fa acquisire social proof. Quello che vi sconsiglio di mettere sono cose molto generiche da social media tradizionali. Quindi usate sempre qualcosa, un contenuto che vi aiuti a rendervi più professionali. Non mettete magari una foto del viaggio alle Maldive o qualcosa del genere perché è un po' poco, diciamo, insensato. Se siete anche un gruppo, va benissimo, anche una bella foto di gruppo di tutti insieme voi può essere una cosa professionalizzante. Magari i vostri compagni di studi, magari i vostri colleghi di lavoro. E poi la foto profilo dove vi si deve chiaramente riconoscere in faccia. Cioè deve essere, non mettete foto intere da lontano, sfondo chiaro, poi al giorno d'oggi con l'AI si possono fare mille cose. Sfondo chiaro vi si deve vedere chiaramente in viso. Perché le persone a furia di vedere i vostri contenuti, se poi magari vi incrociano in giro o comunque associeranno il vostro nome alla vostra faccia, è una cosa molto importante. Veniamo alla parte più interessante. Qui ci sono le parole chiave per cui ho ottimizzato il mio profilo LinkedIn. Potete metterne diverse, fino a 5-6. In questo caso vedete che io ho Growth Hacker, Digital Marketing Specialist, LinkedIn Lead Generation, Personal Branding e Keynote Speaker. Quindi vedete che ho 6 parole chiave. E voi stessi, poi magari se volete prendiamo uno di voi come esempio, ottimizziamo il profilo in live, voi stessi potete inserire più parole chiave, non mettetene una, non banalizzate il profilo. Ci sono tanti meme che vanno online, dove fanno vedere le persone sui vari social media e la persona su LinkedIn ha sempre qualche nome inglese un po' esagerato. Ma è così, fa parte del gioco. Come il 90% delle persone al giorno d'oggi mettono i filtri su TikTok e su Instagram, su LinkedIn andiamo a pompare un po' la nostra presenza online. Se offriamo dei servizi, quindi siamo dei consulenti, eccetera, possiamo inserire i nostri servizi offerti, anche questo ci aiuta a farci trovare, o se no possiamo attivare questa tabella, questa tab, che permette ai recruiter di trovarci, cioè le persone che cercano, agli headhunter di aziende che cercano delle persone con le nostre caratteristiche. Ci sono domande su questo? Così mi fermo un po', intanto bevo dell'acqua. Non siete timidi, anzi, chi risponde praticamente gli ottimizziamo il profilo in live in diretta, quindi tutto vantaggio. Nicolò, Ok, abbiamo domande? qualcuno ha acceso il microfono, quindi vuol dire che stava per parlare. Simone? Vabbè, Ok, sono... niente. l'ho acceso io semplicemente per dire che sto
scusate, ho uno sfondo un po' improbo, causa frattura, quindi sono in una posizione un po', come dire, instabile. No, dicevo, sto facendo i compiti in diretta perché ho il mio LinkedIn aperto, sto cercando di catturare qualche indicazione. Sto aggiornando Ok. in live praticamente. Bravo. Se vuoi, te la senti, però devi dare il permesso a tutti, anche perché mi sa che è registrata. Potremmo dopo vedere il tuo profilo in live e lo ottimizziamo in live. Nessun problema, certo. Ok. Anzi. Allora, Nicolò, ti attivo. Dove sei? Ti Aspetta, ascolto. vado, finisco, che faccio così un, diciamo, un excursus per tutti, poi magari ci prendiamo 10 minuti per Nicolò. Va benissimo. Ok. Una cosa importante, ecco, che vi ho fatto vedere prima, che non vi ho fatto vedere prima, questa è la dashboard. Come vedete, ci sono gli stessi, diciamo, dati di cui abbiamo parlato prima, ma se cliccate su chi ha visitato il vostro profilo, potete vedere le statistiche settimanali di persone che hanno visitato il vostro profilo, dove lavorano i visitatori che hanno visitato il vostro profilo, per l'appunto, di che cosa si occupano. E la parte più interessante, le parole chiave per cui il vostro profilo viene trovato. Se non ne avete, è perché magari non avete ancora abbastanza traffico, quindi va ottimizzato meglio il profilo. Ma questa cosa è fondamentale perché vedete che nel mio caso specifico sono perfettamente a target, tolto specialista che è un po' generico, chi cerca marketing digitale, marketing speaker, mi trova. Questa cosa dovete vederla applicata su di voi. Sono un ricercatore, devono trovarmi per ricercatore, perché vuol dire che le persone che cercano una figura come la mia stanno trovando esattamente il mio profilo. Cioè, tra tutti i profili LinkedIn che ci sono in questo momento, trovano me. Spero che capite la potenzialità di una cosa che l'ha ottimizzata una volta e lavora per voi per sempre. Sommario, informazioni, call to action. L'abbiamo visto prima. Nel sommario andiamo a inserire le parole chiave nelle informazioni. È una cosa un po' più discorsiva, diciamo una sezione un po' più discorsiva dove possiamo presentarci e qui possiamo magari mettere dei link a scrivimi una mail, rimaniamo in contatto, seguimi anche su Instagram, seguimi su YouTube, visita il mio sito, qualsiasi cosa volete. Sezioni di cui vi ho detto, skills, le persone possono confermare le vostre competenze. Il massimo è 99 più, sopra il 99 più non li conta più. E poi le raccomandazioni sono le recensioni che le persone vi lasciano. Davvero, prendete e sfruttate questa occasione di tutti voi che siete qua in live per magari organizzare un gruppo WhatsApp o vedete voi, non so come siete gestiti, e scambiatevi le recensioni. Cioè, dedicate, potete farle anche scrivere a ChatGPT al giorno d'oggi, quindi è davvero molto semplice, però scambiatevi le recensioni perché fidatevi che nella vostra carriera avere delle recensioni di persone che vi aiutano sono fondamentali. Cioè vi stimano, vi spiegano chi siete, cosa fate, la vostra competenza professionale è fondamentale nel processo di decisione di magari un headhunter o nella scelta in generale di un professionista che deve scegliere di lavorare con voi. Fidatevi. Qualsiasi volta invierete una candidatura, succede qualcosa, ma anche paradossalmente per aprire un conto magari bancario all'estero, inviate il profilo LinkedIn, avere queste recensioni vi permette di aumentare tantissimo la vostra credibilità. Ed è una cosa che non potete capire finché, diciamo, non la vivete. A parità, 90% dei casi, a parità, quando in un colloquio ci vanno due persone che hanno più o meno le stesse skills, il decision maker va a vedere i profili LinkedIn, se uno ha 20 raccomandazioni positive e l'altro non ha neanche il profilo, fidatevi, sceglie quello con 20 raccomandazioni. Lo so perché ho lavorato a strettissimo contatto con tantissimi headhunters ed è una cosa proprio che fanno abitualmente. Domande frequenti che mi fanno: devo cancellare le vecchie esperienze lavorative? Anch'io ho fatto il lavapiatti a Londra quando avevo 18 anni, l'avevo messo. Diciamo che poi con l'evolversi della mia vita l'ho tolto. È una cosa che racconto simpaticamente, non la lascio su LinkedIn. Se però avete comunque un'esperienza lavorativa che riguarda la vostra, diciamo, nicchia, allora assolutamente sì. Cioè, faccio un esempio: se io facessi lo chef e ho iniziato a fare il lavapiatti a Londra, probabilmente quell'esperienza lì lavorativa la lascerei. Siccome mi occupo di marketing,
è una cosa che diciamo esula totalmente, anzi non mi fa ottimizzare al massimo il profilo LinkedIn perché ci sono delle parole chiave totalmente fuori target. Quindi è importante che capiate questa come regola generale. Se le esperienze lavorative che avete sono a target con come volete presentarvi al giorno d'oggi, lasciatele. Se sono totalmente fuori target, toglietele. Non sapere cosa scrivere, questo è divertente. In realtà dovete imparare un pochino tutti a vendervi. LinkedIn è un po' come se fosse il vostro sito internet, a tutti gli effetti lo è. Quindi trovate i vostri punti di forza e capite come presentarvi al meglio. Se avete già fatto delle modifiche invece e vedete nell'arco di una settimana, 2 settimane, che non cambiano i numeri che abbiamo visto prima, ossia le visite al vostro profilo, il volume di ricerche delle parole chiave, vuol dire che dovete ottimizzarlo ancora di più. Cioè, quindi vuol dire che se magari avete scritto quattro righe nella sezione informazioni, scrivetene 8. Espandete il vostro profilo, aumentate le recensioni che avete, aumentate le parole chiave, magari cambiate la foto, cioè dovete proprio migliorare in generale il vostro profilo finché non vedrete che la quantità di traffico sul vostro profilo aumenta. Cosa importantissima, come creare un network di valore. Questa è la parte più bella, perché una volta che abbiamo ottimizzato il nostro profilo, che è diciamo la nostra vetrina, il nostro modo di presentarci a tutti, adesso possiamo finalmente andare a crearci un network di persone. Cos'è un network? Quali sono le connessioni che ritengo di valore in ogni nicchia? Chi ha bisogno del nostro prodotto, del nostro servizio o delle nostre competenze? E invece opinion leader, influencer, scusate, ma il trackpad, ok? Opinion leaders, influencers del nostro settore di nicchia affini. Vi faccio un esempio. Uno di voi mi dica il suo ruolo, e così vi faccio degli esempi pratici. Antonio, se vuoi, lo facciamo con te l'esempio. Sì, va bene. Ok, dimmi la tua presentazione su LinkedIn in 10 parole. Non so se praticamente io sono un professore universitario e mi occupo di zoonosi, cioè di malattie trasmissibili dagli animali all'uomo e poi di comunicazione. Ok, perfetto. Allora, faccio 2 esempi su Antonio. Chi ha bisogno delle sue competenze? Sicuramente possono essere studi magari internazionali, che magari vogliono approfondire e utilizzare le sue competenze per fare degli studi o capire magari come si sta evolvendo il suo settore. Possono essere magari, non so, giornali, riviste, la prendo un po' alla larga, Antonio, poi se dico castronerie, fermami. Giornali, riviste, magari qualche, non so, qualche zoo, qualche studio all'estero, qualche azienda specifica che magari sta facendo delle ricerche in questo campo. Tutte queste aziende in realtà che ho citato avranno dei decision maker. Andiamo a identificarli per le parole chiave e andiamo noi attivamente a cercarli su LinkedIn. Quindi Antonio dovrebbe andare tutti i giorni a cercare le parole chiave. Faccio un esempio totalmente a caso. Mi piacerebbe andare a lavorare per uno zoo internazionale. Cerco, non so se esiste, probabilmente dico una castroneria, zoo manager e vado ad aggiungere tutti gli zoo manager facendo la mia piccola introduzione. 10 minuti al giorno li dedico ad aggiungere queste figure chiave. Dall'altra parte, magari, voglio crearmi un network di persone per andare in televisione, per fare una serie TV su Sky e o magari fare speaker ad un evento del mio settore. Vado a cercare gli opinion leaders, influencer, diciamo influencer, perché poi non è uomini e donne, è un settore completamente diverso, ma le persone che possono prendere una decisione, sono opinion leader in questo campo. Quindi magari vado ad aggiungere il direttore di Sky, che si occupa di questa serie di tipologie di trasmissioni, il direttore di Netflix, perché magari faccio una serie TV su Netflix. So che vi sembra assurdo, ma io sono finito a bere un caffè con il direttore marketing di Disney Italia, perché l'ho aggiunto su LinkedIn, un po' che mi seguiva, ha visto cosa facevo e mi ha detto ci beviamo un caffè. Mi sento malissimo.
Non so cosa. Ho acceso il microfono. Ok, Ok. fatto. Non so se questo è chiaro, però è molto importante che lo capiate in quest'ottica. Dovete ragionare in maniera un po' più ampia. Tutti pensano davvero solo LinkedIn e trovo lavoro. Non è così. Cioè, vedetelo come un social media a tutti gli effetti dove potete fare un network di valore incredibile. E da lì possono nascere un sacco di occasioni. Ovvio, andiamo ad aggiungere tutte le persone internazionali di un determinato settore. Dovremmo fare post in inglese, non facciamo l'errore di farlo in italiano se il pubblico a cui ci riferiamo è internazionale. Ma se ci ragionate e vedete LinkedIn come una mega piazza dove c'è ogni nicchia, basta cercarla, capite quante possibilità, quante opportunità possono nascere se lo viviamo in maniera proattiva. Stefano, Ah, ti faccio una domanda. certo. Posso? Non devo toccare il trackpad, certo. Allora, siccome ci sono in questa riunione diverse persone che si occupano del management dell'Università di Sassari, che è un qualcosa che ha 15.000 persone e tantissime, aree, è lo stesso della regione Sardegna. In questi casi, fra virgolette, un profilo corporate è un po' dispersivo, è più opportuno, secondo te, fare dei focus su diverse aree, so, veterinaria, medicina, chimica, oppure avere un unico calderone? Perché si tratta di organizzazioni che a loro volta molto frammentate all'interno, che si occupano un po' di tutto. Quindi il rischio è magari praticamente, soprattutto quando questo viene non dai singoli ricercatori, ma dall'amministrazione, che si perda un po', diciamo, il campo d'azione. Allora, secondo me quello che farei in questo caso specifico è, diciamo, una strategia su due vie. In che senso? Da una parte creerei delle pagine aziendali, business, professionali, inerenti alla realtà, cioè non il professionista, dove, diciamo, viene trattata la verticale. Tra l'altro si possono fare anche le sottopagine, cioè cosa vuol dire? Che potrei fare la pagina dell'Università di Sassari e sotto magari le facoltà o le varie, diciamo, realtà verticali. Perché questo? Perché se le persone seguono quella verticale, si possono fare sondaggi, si possono comunicare notizie, si possono comunicare iniziative. Lì diventa proprio una sorta di, diciamo, di pagina che racchiude tutte le iniziative di quella verticale. Dall'altra parte, però, il professionista, non, secondo me, non può, tra virgolette, nascondersi dietro la pagina, ma deve vivere attivamente la cosa un po' come se fosse quasi tipo un politico. Ma in che senso? In senso di, con leadership e carisma, utilizzare la sua visibilità, le sue iniziative, i suoi pensieri come strumento di discussione per far sì che diventi il suo profilo un confronto sano, perché sulla pagina non fa il confronto, la pagina è un canale dove ha una via, io comunico e basta. Mentre il profilo del professionista diventa un profilo dove interagiamo, cioè ditemi la vostra. Siamo qui per lavorare insieme e capire come posso esservi, come possiamo esservi d'aiuto per ottenere il meglio possibile per tutti. LinkedIn è fatto per creare relazioni win-win, cioè io aggiungo te, tu aggiungi me, insieme cresciamo e insieme ci confrontiamo. Secondo me la filosofia deve essere proprio quella. Quindi il professionista usa il profilo per diciamo diventare un leader carismatico. E usa la pagina per comunicare le iniziative di quello che succede. Questa, secondo me, è la situazione, diciamo, ideale e perfetta. Cioè, se io sono un professionista con quella posizione, se io fossi un professionista in quella posizione, ovviamente non vado a cercare, diciamo, di vendermi, cioè non devo vendere niente a nessuno. Uso quella pagina invece per far nascere un confronto costruttivo e far sì che possa capire al meglio esigenze, necessità, sviluppi che possono far rendere al meglio la realtà di cui mi occupo e di quella responsabilità. Non so se ti ho risposto. Sì, perfetto. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è questa. Scusa se monopolizzo, ma poi vedo che anche gli altri stanno ascoltando. Assolutamente. Non può succedere, in base a quello che hai detto, un effetto TripAdvisor su LinkedIn. Cioè, se tu mi stai antipatico, diciamo,
Io prendo, faccio una recensione negativa. No, Questo può aspettate, coincidere? ti No. interrompo. Su No. LinkedIn la recensione uno te la fa, ma poi tu devi Ok. accettarla e pubblicarla. Cioè, cosa vuol dire? Che se io scrivo che Antonio non va bene, cioè, mi sono trovato male a lavorare con lui, se tu non l'accetti non esce. Ok, perfetto. Quindi in realtà le recensioni, e questa è una cosa che poche persone sanno, perché le vivono da fuori, le recensioni su LinkedIn per forza sono tutte positive. Ok. Perché in realtà il professionista, se è negativa, non l'accetta. Non mi è mai capitato di averne una negativa, però non abbiate paura di questo, proprio perché diciamo che c'è proprio una revisione. Tu puoi anche proprio chiedere, se io ti lascio una recensione, tu puoi chiedermi di fare una revisione sulla. Ok. C'è un Fabrizio, se vuoi farai tu direttamente la domanda. Apri il microfono e falla. Fabrizio Pedes. Sì. Sì, scusate, sono in giro. Allora, dicevo, per quanto riguarda le lingue, se uno ha target diversi, quindi diverse lingue che può utilizzare, è produttivo fare post in diverse lingue e nel caso differenziarli magari per target, oppure è meglio duplicarli, oppure eventualmente invece conviene concentrarsi su una lingua di riferimento, ad esempio l'inglese, se ha quel pubblico, l'italiano. Allora, dipende molto da tanti. Cioè, faccio un esempio pratico. Se fai italiano-inglese, italiano è la tua lingua madre, magari l'inglese dove vuoi fare nascere occasioni, ci può stare che magari fai il post in due lingue diverse. Non fare due profili, fai semplicemente. Permesso che puoi impostare la lingua su LinkedIn, ogni profilo può essere in lingue diverse, però esce un po' un cinema poi. O fai il profilo tutto in inglese. O se magari il tuo mercato di riferimento i due mercati di riferimento sono molto diversi, faccio un esempio, hai inglese e russo, allora lì ok, magari fai il post in due lingue, però vi dico, secondo me nel 90% dei casi fare post solo in inglese è più che sufficiente, se il vostro pubblico di riferimento è internazionale, se invece lavorate semplicemente con l'Italia, basta l'italiano. Non overcomplicare le cose, cioè, anche perché quello che fa la differenza è voi che vi mettete, o ti mettete il profilo, e poi per 6 mesi, un anno, cioè diventare proprio la vostra routine di vita, diciamo un po', ma per vedere i risultati almeno, non vi dico bugie, 2 o 3 mesi dovete metterceli, di vita attiva del social media, più vi complicate le cose, più mettete lingue, più tutto diventerà difficile, difficile vuol dire meno piacevole, è come avere la palestra tanto lontano da casa, finisce che non ci andate 4 volte a settimana. Fate sì che la vostra palestra sia sotto casa, ce l'abbiate direttamente in casa. Cioè, dovete rendere la vostra, diciamo, quotidianità su LinkedIn il più semplice e immediata possibile. Quindi vi consiglio o inglese o italiano. Poi ripeto, se hai tutte le tue occasioni, Fabrizio, sono in Russia, allora ok, dici, o ci tieni particolarmente a far sì che ti possa nascere un'occasione di business o professionale in un posto dove la lingua è quella e magari non si parla inglese, allora va bene, però lo ritengo un caso molto molto specifico, perché il 99% di voi già incominciare a farlo in italiano o in inglese è più che sufficiente per vedere dei risultati molto interessanti. Perfetto, grazie. Niente. Io avrei una curiosità, se posso. Certo. Ok, premetto che comunque la linea dove sono va e viene, quindi può darsi che molte cose li ha già esplicitate. Le do delle io del tu? No. Del tuo assolutamente. Ok, Grazie. ok. Può darsi che molte delle cose comunque le già esplicitate, forse me le sono perse durante l'assenza di connessione. Però volevo fare un attimo riferimento proprio alla parte iniziale, quando stavi parlando dei numeri, del fatto che comunque non è necessario avere dei numeri molto alti, ma molte volte basta avere solo una sorta di followers che ti dà la possibilità di svoltare, diciamo. Però allo stesso tempo poi ad un certo punto hai fatto vedere tre tuoi post in cui le visualizzazioni erano molto alte, se non ho visto male superavano le 100.000 visualizzazioni, hai fatto poi di nuovo riferimento anche a tutta la gente che comunque visita
il tuo profilo, le interazioni. Adesso per curiosità comunque sono andato a guardare, premetto che comunque mi sono fatto un account LinkedIn tanto tempo fa e non sapevo neanche come utilizzarlo, però sono andato un po' a sbirciare i profili, sono andato anche a vedere il tuo. Molti comunque vanno poi da un'interazione sia di mi piace che di commenti che vanno dai 50, 100, 150 like, e volevo capire se comunque anche con numeri così diversi rispetto a quello che ci hai fatto vedere, si poteva avere un'interazione molto, molto alta e poter avere dei, tra virgolette, dei guadagni a Di livello proprio risultati. lavorativo, sì, dei risultati, grazie, dei risultati a livello lavorativo iniziando così. E poi mi ha affascinato molto questa cosa delle recensioni, che comunque non sapevo questa cosa, che comunque si possono filtrare, quindi alla fine quello che facciamo vedere è una parte molto, se posso permettermi, molto sfalsata rispetto a quella che è la realtà. Cioè, Come il mondo online, tu sai che come tutti i cioè, social, come, questa roba è assolutamente sì, fantastica, ma questa roba è vi dico di fantastica, più, è incuriosito da. vi dico un trucchetto: se voi fate gli scambi tra di voi di recensioni, segnalazioni, raccomandazioni, chiamatele come volete, potete selezionare sul vostro profilo che non si vede quelle che avete fatto. Cosa vuol dire? Che se io vado sul profilo di Simone e vedo che ha fatto 23 recensioni a 23 persone. E poi le stesse 23 persone gli hanno rifatto le recensioni a lui. Ecco che mi chiedo, ok, hanno fatto scambio di recensioni. Ma se io vado sul profilo di Simone, 23 recensioni le ha ricevute e ne ha fatte zero, perché quelle che ha fatto le ha messe private, sul profilo di, vedo Francesca, sul profilo di Francesca la trovo la recensione di Simone. Sul profilo di Simone trovo la recensione di Francesca, ma sul profilo di Simone non vedo che lui ha lasciato la recensione a Francesca. Non so se mi sono spiegato. Di conseguenza, chi è che ha la voglia? È come chi ha 100.000 follower fake su Instagram. Io vedo i primi tre, se sono buoni, non vado ad analizzarmi tutti i 100.000 follower per vedere se sono veri o no. Andrebbe fatto. Ma vi dico che cioè, se lo sfruttate questa cosa in maniera sana, cioè non sto dicendo di diventare truffatori, sto dicendo di sfruttare la cosa in maniera sana per emergere, fa parte del gioco. Riguardo invece ai numeri, ti dico, dipende molto da quanto pubblichi, come pubblichi, cosa fai. Cioè, i post che vi ho fatto vedere io, adesso beh, io non pubblico su LinkedIn da tanto tempo perché ormai le occasioni che devono nascere sono nate e mi sto concentrando su quelle. Però, tieni presente che uno dipende molto, cioè l'ho detto più per non farvi deprimere dopo una settimana che pubblicate, perché all'inizio, ve lo dico onestamente, non mi cagherà nessuno, ma come non che nessuno cagava me, ok? Ci ho messo davvero 3 mesi, 6 mesi ad emergere, e quei post che ho fatto vedere ovviamente sono tra i miei migliori post che ho pubblicato, nati un po' per colpo di fortuna, chiamiamola così, dall'altra parte ovviamente la fortuna non esiste, esiste quando il talento incontra l'occasione, cioè ci ho messo tanto lavoro e alla fine sono stato premiato. Ovvio che quel post che vi ho fatto vedere, che mi ha fatto 4.000 commenti, tra l'altro era 4.000 commenti di persone che volevano le mie guide, cioè ho fatto 4.000 lead, di cui 2.000 appuntamenti fissati da quel post, tanto per farvi capire, mi sono rovinato la vita per 6 mesi, però da lì in poi sono stato a posto, cioè in realtà da lì è stato sempre tutto in discesa. Perché con i social è così, pubblicate, 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 crescete un pochettino, poi un contenuto, ma è uguale anche su Facebook, su Instagram, su YouTube, un contenuto vi va virale e da lì boom. Il vostro profilo esplode. Quello che ti dico è assolutamente sì, non vi servono grossi numeri, soprattutto dipende dalle nicchie. Capite che se tante persone, i guru di LinkedIn adesso, se andate a vedere il mio gruppo privato dei miei corsi, alcuni li ho formati io, loro tuttora fanno LinkedIn, io adesso mi sono messo aperto delle aziende e faccio tutt'altro. Però alcuni di questi cosa hanno fatto? Come faccio a fare visualizzazioni su LinkedIn? Si sono messi a parlare di lavoro. Se parli lavoro, ti inventi colloqui fake, situazioni strane, meme sull'assunzione, cerchi di fare il sindacalista del tempo libero, perché dopo le 6 devi avere il telefono spento e il tuo capo non deve romperti le scatole, è ovvio che ti esplode il profilo LinkedIn, perché tutta la gente è lì pronta a criticare, a fare. Se tu magari parli delle tue ricerche di lavoro, non fai gli stessi numeri.
Però questo non vuol dire che non ti possano nascere delle occasioni di lavoro da quelle. Anzi, io sono della filosofia del parlo di quello che faccio, cioè documento, non creo, documento la mia giornata, il mio viaggio, non creo, contenuti ad hoc per i social, e poi le persone che vogliono trovarmi o che sposano i miei valori o che sono interessate all'avventura, mi trovano. Quindi non pensare troppo a fare 100.000 like, pensa a fare diventare LinkedIn il tuo diario delle tue avventure professionali e lavorative che ti accompagna nella tua crescita professionale. E sarà divertente per te, ma soprattutto sarà molto utile per gli altri per darti credibilità, sposeranno i tuoi valori, capiranno chi sei, cosa fai, e vedrai che si evolverà in una situazione positiva. Poi comincerai anche a farti la tua sensibilità, magari a fare il titolo più clickbait, ci metterai dentro qualcosa che farà sì che il tuo profilo esplode un po', però il mio consiglio soprattutto tutto su una piattaforma come LinkedIn è quella di non diventare schiavo dei like, dei contenuti, delle visualizzazioni, perché non sei, cioè nessuno di noi è Chiara Ferragni che deve fare 10.000 like per vendersi agli sponsor. Quindi dobbiamo farlo proprio per il gusto e la situazione di creare e diffondere valore. E ragazzi, in Italia i numeri li fanno le cose trash, le cringiate. Noi come professionisti ci occupiamo di altro, quindi non avremo mai la stessa visibilità, ecco. Rubo solo un altro paio di minuti. Rispetto alla risposta che mi hai dato, al fatto che comunque adesso è un po' che non stai pubblicando, cioè hai visto più l'occasione di LinkedIn come una sorta di trampolino di lancio, nel senso che dopo che comunque hai raggiunto i tuoi obiettivi l'hai un po' mollato, oppure invece consigli di continuare a mantenerlo sempre attivo nonostante diciamo, tutte le cose che si riescono a raggiungere durante la fase iniziale intermedia, diciamo. Allora, guarda, ti dico, dipende molto dalle situazioni personali. Ti contestualizzo la cosa. Io lavoravo in una multinazionale, sono uscito dalla multinazionale e facevo social media manager, seguivo progetti di piccole realtà locali. Ho detto, come posso trovare dei grossi clienti? Ok? E allora mi sono messo su LinkedIn. Su LinkedIn ho visto che le cose mi andavano particolarmente bene perché non ho fatto altro che applicare le strategie che conoscevo. E allora le persone non hanno iniziato a chiedermi, a volere le mie caratteristiche normali, diciamo, le mie skills. Mi ha detto, ma voglio anche i risultati che tu hai su LinkedIn. Allora ho fatto un corso su LinkedIn, vedi come la cosa nasce cosa. Ho fatto un corso su LinkedIn, che tra l'altro è venduto, è andato molto bene, ho scritto gli articoli, ho scritto un libro, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì, poi, mi sono nate delle occasioni di business che mi hanno fatto aprire delle società, una di influencer marketing, ho avuto delle società a Dubai, eccetera, una delle Canarie, e quindi, di conseguenza, anche il network di persone che avevo è passato ad essere su LinkedIn nella mia, diciamo, rubrica telefonica. E quindi uso tuttora LinkedIn, tuttora mi scrivono dei professionisti, mi contattano, lo usano per trovarmi, però poi in realtà diciamo che su LinkedIn non devo più dimostrare niente in particolare, magari lo uso più per fare acquisizione di talenti e quindi sono io che vado a cercare gli altri, ma non mi interessa più particolarmente che gli altri cerchino me, perché magari lo uso come strategie per le aziende con cui lavoro, però non è una cosa più che applico su di me, sul mio personal brand, ecco. Anche perché nel frattempo comunque ho creato un blog che fa buone visite, ho un canale YouTube che è un pubblico da un po', ma quello fa 5.000 iscritti, ho tanti canali e su tutti questi in generale, diciamo, funziona. È più diventata una questione, mi è servito molto per emergere, adesso più a livello di connessioni personali, passaparola, semplicemente, diciamo che con un paio di chiamate arrivo un po' a chiunque. Però quel network, cioè dal piccolo ragazzino con regime forfettario di paese che non aveva nessuna connessione professionale se non i suoi amici d'infanzia, a io che conosco tanti imprenditori in tutto il mondo adesso, LinkedIn mi è servito proprio per quello. E se adesso Quindi dovessi fare qualcosa secondo di mediatico, aprirei un podcast e intervisto le persone che conosco interessanti, ecco. Non... utilizzarlo come social network, però giusto rinchiuso più nel campo lavorativo. Sì, quello sì, assolutamente. Cioè, le mie avventure private, i viaggi che faccio, eccetera, magari li racconto sulla mia pagina Instagram e non li racconto su LinkedIn. E soprattutto, cioè, per LinkedIn serve proprio per far nascere occasioni. E comunque io l'ho usato per 4 anni di fila lì tutti i giorni, quindi tanto per darti un'idea della concretezza che ci vuole. È comunque lì, perché ho un bacino di utenti, ho 25.000 connessioni. Però è una cosa che effettivamente al momento non ho proprio tempo fisico, cioè magari i ragazzi che lavorano per me, gli spiego cosa fare e lo fanno loro,
sui loro profili, non ho più il tempo fisico io di mettermi lì a pubblicare tutti i giorni perché devo proprio mandare avanti l'operatività di aziende che gestisco. Grazie mille. Niente. Vado avanti, se non ci sono altre domande. Se le avete, fermatevi. Magari finisci così dopo ci cioè si scatenano perché altrimenti non riesci a finire. Ok, eccomi qua. Allora, come creare un network di valore? Questo è importantissimo. Cioè, ci tengo davvero che voi capiate questo perché il 99% delle persone sbagliano a usare LinkedIn e di conseguenza poi pensano che non funzionano. La verità è che non sanno comportarsi. In che senso? Su LinkedIn potete usare, ho fatto un video doc dedicato, non ve lo spiego adesso perché sennò vi faccio venire mal di testa. Questa è una cosa un pochino tecnica. Potete usare una ricerca booleana. A parte che magari siete ricercatori, siete tutti più skillati dell'imprenditore medio con cui parlavo, però potete usare una ricerca booleana per affinare i risultati su LinkedIn senza utilizzare Sales Navigator. Sales Navigator, il pacchetto a pagamento di LinkedIn, non vi consiglio di usarlo, non mi serve. C'è un metodo, ci ho fatto un video YouTube, magari Antonio ti giro una cartella dove ci sono un po' di guide gratuite. Così puoi inviarla a tutti e il link ai miei canali social, così potete seguirmi. Certo. Come si dice, potete usare questa ricerca per trovare i risultati più interessanti delle persone che vi interessano, proprio per andare voi ad aggiungerle. Non dovete essere timidi, dovete pensare di però creare una relazione win-win. Cioè, cosa intendo? Che il 90% delle persone voglio essere assunto, vado ad aggiungere, voglio essere assunto dalla Nike. Vado ad aggiungere l'HR manager di Nike e dico ciao, sto cercando lavoro. No, non si fa così. Vendo servizi di marketing. Ah, ciao, guarda, vendo servizi di marketing, aggiungimi. No. La connessione, la richiesta di connessione e soprattutto la nota, dovete vederla come un cavallo di Troia. Le persone le convincerete nel tempo in funzione di quello che pubblicate. E la richiesta di connessione non è altro che la stretta di mano e il bigliettino da visita che ci si scambia a un evento. Voi dovete far sì che le persone accettino la vostra richiesta di connessione, perché poi una volta sono dentro il vostro giro, vedranno i vostri post, eccetera. Quindi è importante che quando inviate ad esempio una richiesta di connessione, trovate un hook, un gancio. Se io ad esempio dovessi fare una richiesta, inviare una richiesta di connessione magari ad Antonio, potrei dirgli, ah, ho visto che ti occupi di questo, hai questo ruolo all'università, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi faccio capire che ho fatto un minimo di ricerca su di lui. Anche solo mandare due complimenti, qualcosa davvero di sciocco, fa sì che abbassa le barriere dell'altra persona e dico, ok, questo che mi ha appena inviato una richiesta di connessione non è un perditempo, non vuole vendermi niente, non vuole rompermi le scatole. La sensazione call center non dobbiamo mai darla. Se la diamo, su LinkedIn abbiamo perso. E fidatevi che un sacco di persone la danno tutti i giorni. Inviano richieste di connessioni pensando che sono le pagine gialle che puoi tirare sul numero di telefono e chiamare. È la strada verso il fallimento. Trovate sempre degli hook, delle cose che vi permettono di farvi notare e dire ok, questa persona l'accetto. Da quel momento in poi è nella vostra rete, nella vostra grinfia. Adesso vi spiego velocemente anche come creare, prendiamo le domande, contenuti di valore e fare migliaia di visualizzazioni. Allora, prima di tutto, perché è importante creare contenuti di valore? Non so se conoscete Gary Vee, penso di sì, spero di sì. Lui è particolarmente, diciamo, fan di LinkedIn, come di tutte le piattaforme, e il perché bisogna pubblicare spesso. Però vediamo un po' come scrivere post nella maniera corretta. Se non avete mai fatto un minimo di email marketing o comunque avete studiato dei corsi di copywriting, capite quanto è importante scrivere nella maniera corretta, perché alla fine se ci presentiamo con i contenuti nel modo corretto, diamo un'immagine di noi professionale, accattivante, ma soprattutto le persone non si annoiano nel sentire e vedere i vostri contenuti. Vi faccio un esempio pratico. Un post va impostato sempre quasi come se fosse un'ad, una pubblicità. Perché? Questo è il mio post che vedete, ma in realtà dovete pensare che LinkedIn vi taglia via praticamente dalla terza riga in poi. Quindi, cosa vuol dire? Che se io non metto questo, cioè una frase un po', cioè un minimo catchy, accattivante, le persone non saranno interessate al mio contenuto. In questo caso io ho scritto scarica tutte le mie guide gratis.
Questo è uno, Simone, di quei contenuti che ti dicevo un po' spinti, ma serve apposta per fare numeri, ok? Tra l'altro, vedete, pubblicato 51 minuti, comunque avevo già fatto 2.400 views e 150 like e 83 commenti. Perché ovviamente chiedevo alle persone di commentare con guide il mio post per far sì che io gli inviassi il contenuto. Gratis, ovviamente. Quindi guide gratis in cambio di un commento. Perché chiedo il commento? Perché per l'algoritmo di social, se uno mi fa tanti commenti, il post è interessante. Se è interessante lo manda virale, e più persone lo vedranno, più persone mi faranno commenti, ed è così che si fanno tantissime views. Però non dovete abusarne di questa cosa. Ma ad esempio, aggiungere ogni tanto, ti è piaciuto questo post? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, è una cosa assolutamente da fare, legit. Non dovete essere timidi nel richiederlo. Il problema è che all'inizio, come ho detto prima, non vi cagherà nessuno. Quindi lo fate la prima volta, non vi risponde nessuno, la seconda non lo fate, la terza non lo fate, ed è così che dovete fregarvene. Tanto la gente online ha una memoria di 3 giorni e poi è già finita così. Scusate, sentite rumore, perché sento uno che sta proprio adesso trapanando deciso qua sopra. No, tutto ok. Spero che mi... Ok, perfetto. Meno male che ci sono le AirPods. Allora, come vedete, c'è una headline dove ho messo una piccola emoji. E poi scarica tutte le mie guide gratis. Un minimo di introduzione storytelling, una call to action, una domanda specifica. Vuoi che ti mando il link? Commenta questo post con guide e ti manderò un messaggio con il link alla cartella G-Drive. PS, se non siamo connessi su LinkedIn, ricordati di inviarmi una richiesta di collegamento, perché se no io non avrei potuto inviargli il link. Firma. E hashtag, non ne ho messi 300, vedete, ne ho messi 3, quelli 3 più diciamo a target. E ho messo una foto molto accattivante, perché alle persone, proprio per una questione psicologica, piacciono i bundle, piacciono le guide, piace il materiale gratuito, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ecco che semplicemente ho messo un'immagine con tutte le guide che avrei dato. E se dovete mettere un link, ad esempio magari una vostra ricerca, una vostra pubblicazione, un vostro video YouTube, eccetera, non mettetelo nel post. Perché LinkedIn, come qualsiasi piattaforma, non vuole fare uscire gli utenti dal proprio social, vuole che le persone stiano dentro il social. Se voi mettete il link, vi ammazza la visibilità del post. Quindi i link si mettono nel primo commento, cioè vi autocommentate il vostro post e dite, nel caso, il link lo trovate nel primo commento. Questa cosa fa sì che il post non viene stroncato dall'algoritmo di LinkedIn. Vale per qualsiasi social comunque. Scusa, Domande frequenti. Stefano, Vai, ma è certo. possibile ed è consigliato fare l'upload, ad esempio, di un video direttamente, o è meglio lasciare un'immagine così più accattivante? No, i video funzionano molto in realtà. Dipende molto dalla tipologia di video. Se è un video che tiene le persone incollate allo schermo, comunque tutte le piattaforme, YouTube compreso, TikTok, LinkedIn, quando viene caricato un contenuto multimediale, valutano il tempo di permanenza sul contenuto. Quindi Sì. magari il mio consiglio è non mettete un video da 3 ore, magari mettete un video da 3 minuti, che può essere una intro, e poi i restanti 7 minuti dite andate a vederlo su YouTube, con il link nel primo commento. Ok. Possiamo, diciamo che mettiamo qua il teaser e di là c'è tutto il video. Anche perché ti dico, sono proprio diverse le dinamiche. Cioè, difficilmente una persona starà 10 minuti. LinkedIn viene molto usato come se fosse, diciamo, notiziario. Difficilmente una persona si guarda magari 10 minuti di video su LinkedIn. E se poi esce, l'algoritmo di LinkedIn non ti incentiva a finire di vedere quel video. Discorso diverso se tu invece porti le persone su YouTube. YouTube, una volta che una persona ha cliccato segui, iscriviti, eccetera, iscriviti al canale, ti ripropone di vedere il video esattamente da dove l'hai interrotto. Sì. E quindi andiamo a sfruttare in questo caso tutti i social anche in funzione delle loro caratteristiche. Ma un'altra domanda, di chi è figlio LinkedIn? Nel senso che vi dire, allora, insomma, YouTube e Facebook e Meta non vanno molto d'accordo, ovviamente. Invece LinkedIn cioè, ha delle interazioni con alcuni social oppure è in qualche maniera indipendente? No. Diciamo che è abbastanza solitario come Ok. piattaforma. Ok, grazie.
Niente. Domande. Queste sono le domande più frequenti. Allora, non so che contenuti creare. Come vi ho detto, documentate, non create. Tutti noi facciamo cose durante il giorno. Basta che documentiamo queste, diciamo, queste cose che facciamo. Io, ad esempio, adesso potrei fare una foto con tutti voi, così, col cellulare, la metto su LinkedIn e dico: oggi ho tenuto una fantastica lezione. Con i ragazzi, eccetera, eccetera. Vi taggo, o magari voi lo fate, mi taggate, in automatico ho fatto qualcosa, ok? Documentiamo, non creiamo. Cioè, tutti voi lavoriamo, mai state studiando qualcosa di interessante? Riprendete quello che state studiando e raccontatelo, spiegatelo in maniera semplice, in modo vostro. È un contenuto. Andate a un evento, andate a una lezione particolare, state gestendo siete a una riunione per qualcosa di lavorativo che state seguendo, fate una foto con i vostri colleghi, commentate le decisioni che avete preso, commentate, ma avete avuto una discussione, ma poi avete fatto, vi siete riappacificati, faccio un esempio, può diventare uno spunto per un post su LinkedIn. Dire come gestire le discussioni con i propri colleghi. Sembra una cazzata, ma non lo è affatto. Un sacco di persone magari vi commenteranno, faranno in quel modo lì fate capire che sapete gestire una discussione con i vostri colleghi. È una parte, diciamo, di soft skill più che di hard skill, però è comunque fondamentale. Documentate, non create, e vedrete che avete un sacco di cose da dire. Seconda cosa, non ho tempo. Anche qui, se noi non creiamo, ma documentiamo, e lo facciamo in maniera snella, a me adesso, per fare una fotografia con tutti voi, quel PC, scrivere 3 righe, pubblicarla su LinkedIn, ci metto 4 minuti. La verità è che se non lo faccio, diventa una scusa. Ma a farlo ci vuole davvero pochissimo tempo. Secondo me un'operatività concreta su LinkedIn efficace, parlo di un quarto d'ora, 20 minuti al giorno. Se pensate di non avere tempo, andate nelle statistiche del vostro telefono e guardate quanto tempo passate sui social media. Vedrete che da qualche parte 20 minuti potrete trovarlo. Non ho niente di interessante da dire, anche qui dipende molto con chi avete a che fare. Cioè, se, faccio un esempio, se io aggiungessi 10.000 telecronisti sportivi, e mi metto a parlare di LinkedIn, è normale che per loro non sono interessanti le cose che ho da dire. Ma se aggiungo 10.000 professionisti, liberi professionisti, imprenditori, e parlo di LinkedIn, probabilmente tanti di loro interessa perché gli spiego come migliorare la loro presenza online. Quindi tenete sempre presente che, cioè, il classico discorso che se valutiamo un pesce rosso per la sua abilità di arrampicarsi su un albero, il pesce rosso ovviamente non ce la farà mai, però magari nel mare ha la sua da dire. Costruitevi, aggiungendo le persone nella maniera corretta, una audience di persone che sono interessate a quello che avete da dire. Non basta che ottimizzo il profilo, vi dico: il 50% è ottimizzazione del profilo, che comunque non è male, tenendo presente che il 90% delle persone sono a zero sia sul profilo che sui contenuti. Dall'altra parte, una volta che avete ottimizzato il profilo, fidatevi di me, dedicate quel extra tempo, vi tornerà tutto indietro. E parlo di opportunità di lavoro, occasioni, persone interessanti che potete conoscere, speech a cui venite invitati. In generale, se avete un profilo ottimizzato, aggiungete professionisti e condividete contenuti di valore, nell'arco di un anno venite visti come degli esperti del vostro settore. E questo vuol dire più occasioni di lavoro, più opportunità. In generale, una vita professionale più soddisfacente. Vi lascio il mio sito, trovate un po' di articoli, un po' di tutto. Quella mia mail, se avete domande da farmi, ma potete farmele adesso. Vai, scatenatevi, dato bevo un po' d'acqua. Allora, la prima cosa ti volevo chiedere, ma tu organizzi periodicamente dei corsi? Perché mi hanno già chiesto due dei colleghi della Regione Sardegna dei corsi per custom o... Allora, in realtà io non faccio più formazione, cioè, come ti ho detto, l'ho fatto per la Legacy, questo appuntamento insieme, perché ci siamo conosciuti tanto tempo fa e ti stimo professionalmente, ma in realtà io non faccio, di questo ufficialmente non faccio niente, Ok. perché ho aperto le aziende mie e lo faccio sulle mie aziende. Però una cosa che possiamo fare sono due. Uno, magari vi regalo, io ho un corso online comunque, che vendo, ma magari vi do dei codici coupon sconto al 100%, così ve lo studiate gratis. E se poi nel caso dobbiamo organizzare, vorrà dire che mi toccherà fare un salto in Sardegna.
Ok, va bene, guarda, dopo ti mando il contatto di Sandro Sanna, che è praticamente un dirigente della regione Sardegna, quindi praticamente stiamo parlando, sono presenti qua alcune persone, però chiaramente mi hanno chiesto, quindi ti chiederanno il contatto. Poi invece ti volevo fare una domanda un po' più tecnica. Esistono delle sponsorizzate su LinkedIn ed ha senso farlo e consigli di farlo? Allora, vi dico, io ho gestito le sponsorizzate per grossissime aziende americane. Funziona, sì, ma vi dico, capiamo sempre qual è l'obiettivo. Vi faccio un esempio pratico. Quando lavoravo con questa grossa azienda californiana, il loro obiettivo era trovare delle persone, dei decision maker di un determinato pool di aziende, cioè altre aziende multimilionarie americane che avevano dei processi, delle procedure, loro volevano vendere il loro software a queste aziende. E allora, dico, in quel caso fare delle sponsorizzate ha senso. Ma se parliamo di enti, università, professionisti, secondo me è davvero pochissimo senso, perché quello che davvero fa la differenza è il comunicare. Cioè, la cosa bella di LinkedIn è che permette davvero di creare delle relazioni win-win. Non avete, molto difficilmente avete il perditempo come su tanti altri social. La gente che va su LinkedIn, nel 90% dei casi, è un professionista, non ha tempo da perdere, non vuole sprecare tempo, vuole far sì che la conversazione mantenga un certo livello di quoziente intellettivo, ecco. Quindi è molto più importante dire la vostra, magari andare a commentare il post di un'altra persona, esprimere il vostro parere, condividere delle iniziative, viverlo in una maniera molto, ripeto, quasi da politicante, passatemi il termine, più che fare delle sponsorizzate da azienda che sono un po' fine a se stesse. Oltretutto, i costi su LinkedIn sono abbastanza impegnativi, ecco. Poi dipende sempre dall'obiettivo, da cosa si va a cercare, però secondo me diciamo che non è la cosa. Non mi concentrerei lì. Cioè, se uno ha tutto settato perfetto, è da 3 mesi che pubblica, post tutti i giorni, dice la sua, interagisce, è diventato, diciamo, un LinkedIn influencer, ha un profilo correttamente ottimizzato, ha un bel network di valore, secondo me non, cioè, non sentirà proprio l'esigenza di fare dell'advertising. Ok, no, va bene, io ti faccio queste domande perché un po' devo anche dare voce insomma, c'è cioè del personale tecnico dell'università della RAS che chiaramente ragiona non magari come il dottorando o il giovane ricercatore. E invece, sempre in questo tema, qual è il bacino d'utenza? Cioè, l'hai già detto, però praticamente diciamo che Facebook è un po' per persone da una certa età in poi, Instagram praticamente ci rivolgiamo normalmente agli studenti. LinkedIn, tu ti rivolgeresti a degli studenti o degli aspiranti studenti o solo a dei professionisti, cioè dei ragazzi che stanno cercando il lavoro? Perché Assolutamente sì. sì, solo per Sì. lavoro. No, non solo per lavoro, anche a studenti in generale, anzi, una delle strategie che stanno usando le più grosse aziende è proprio quella di fare employer branding, cioè di far sì che, come si dice, che si cerca, alla fine si sceglie un capo, non si sceglie un lavoro, soprattutto quando si è all'inizio. Cosa vuol dire? Che tante persone, tante aziende al giorno d'oggi, per attrarre talenti, perché purtroppo sono cambiate tantissimo le dinamiche in generale, i ragazzi non hanno voglia di studiare, pensano di lavorare, di fare lo stage, pensano subito che sono arrivati, non hanno voglia di fare, diciamo, la gavetta, eccetera, a meno che non è una situazione particolarmente stimolante. E quindi come creo questo stimolo? Creando una sorta di manager, direttore, persona carismatica online per cui le persone vogliono lavorare. Ed Ok. è così che si attraggono talenti, ma io stesso nelle aziende che ho creato ho utilizzato tantissimo i social, diciamo nella seconda fase, quando una volta avevo già creato il mio network, per attrarre talenti, trovare persone che ritenevo competenti e far sì che lavorassero con me. Perché Ok, quindi quello potrebbe è proprio. essere un'idea creare all'interno, non so, diciamo dell'ateneo degli ambassador, che praticamente sono delle figure carismatiche che possono in qualche maniera fungere da traino per potenziali studenti in questo caso, perché noi fondamentalmente Allora, cerchiamo studenti, cerchiamo spesso dei professionisti da formare e ci rivolgiamo normalmente ai giovani, siamo in questo. E non è facile perché tu dici per le aziende, però non è facile anche l'università, a volte appunto qua stiamo parlando dei dottorandi. È difficile trovare dei dottorati, cioè delle persone che vogliono fare il dottorato di ricerca, che comunque è un qualcosa che se tu sei stato all'estero sai anche che cosa significa. Quindi però vi potrebbe dico, essere questo, scusa, il fatto di creare ti dei dico. ambassador.
Assolutamente sì, in una maniera diversa, ma io ho un amico, youtuber, Marco Lecchi, non so se alcuni di voi lo conoscono, è un youtuber e nonché ambassador dell'Università Bocconi di Milano e parla dei test, parla di un sacco di cose, di iniziative, è stato... Non vorrei dire direttore studentesco o qualcosa del genere, è una sorta di ambassador a tutti gli effetti. E racconta la sua avventura in università e l'ha raccontata per tutti i 5 anni. E questo è stato, cioè io ho visto i suoi DM su Instagram, quello che succede, è stato diciamo di grandissima ispirazione per tanti altri ragazzi. Quindi sicuramente questa è una possibile chiave di lettura. Anche lì ragioniamo sempre. A chi ci riferiamo? Cosa vogliono? A cosa sono interessate quelle persone? Diamogli quello che vogliono. Cioè, in realtà, se ragioniamo senza ego e semplicemente facciamo quello che le persone, quello che capiamo che le persone piacerebbe, in realtà abbiamo già vinto, perché con tutte le informazioni che abbiamo al giorno d'oggi, grazie ai social, potremo sapere esattamente cosa dare e a chi e creare un prodotto vincente, che ovviamente ci porta a ottenere il nostro risultato. Una cosa però, riguardo a quello che mi dicevi prima dell'advertising. Se mi fai un caso pratico, qualcuno di voi magari mi dice proprio esattamente quale sarebbe il suo bisogno, provo a Sì. darmi una risposta molto specifica, perché io vi ho parlato molto in ottica generale, però magari c'è una situazione in cui fare dell'advertising per un ente, una realtà, può avere assolutamente senso. Ma sicuramente, cioè, siccome qua sono presenti tutti i dipartimenti, hanno oggettivamente difficoltà a reclutare, in particolare dottorandi, e poi avere una scelta, perché comunque pensare di lavorare con delle persone devi avere una scelta. Quando tu hai una o due persone non stai più scegliendo, sono più che altro. Si autoscelgono. Quindi il discorso è questo, secondo te si può lavorare su questo, ad esempio, finalizzato ad avere più dottorandi di ricerca, più domande, anche perché su questo tu ti occupi di indicatori sui social, noi siamo valutati dal Ministero in base al numero di domande che riceviamo per alcune posizioni. Se hai una domanda Ok. e ricevi una sola risposta, non sei così attrattivo. Se ne hai 100 e ne prendi uno, comunque sei molto attrattivo, quindi c'è la gente che vuole scegliere te. Allora, capisco, però in questo caso, più che LinkedIn di per sé, sicuramente LinkedIn può funzionare, però in questo caso forse valuterei di fare un'ottimizzazione SEO su Google. In che senso? Che se noi andiamo a prendere le parole chiave esattamente per cui proponiamo un dottorando, eccetera, o cerchiamo, allora lì sì, può avere assolutamente senso. Organizzare degli eventi ad hoc, un percorso di magari di affiancamento, non saprei come definirlo, però assolutamente sì. Cioè, YouTube, Google, in quel caso forse fare anche dei contenuti online, bisognerebbe capire quali sono Le skills che le ci servono. piattaforme. No, le piattaforme che le persone utilizzano. Sicuramente Google e la ricerca di Google, quello sì. Su quello sono abbastanza convinto. Quindi magari l'Ateneo dovrebbe avere una sezione ad hoc con una sorta, diciamo, di blog, una sezione dove viene ottimizzata per la SEO, vengono ottimizzati per la SEO gli articoli. Quindi quando io cerco, quale può essere la parola chiave? Ma vabbè, metti dottorato di ricerca, facciamo così, no? Ok, dottorato di ricerca, mi esce tra i primi posti la vostra università. Quello sicuramente può essere una cosa. Dall'altra si possono fare, diciamo, delle ads su LinkedIn, sì, in questo caso magari sì, però vi dico, cioè, comunque se ottimizziamo correttamente l'università, tanto nel senso, non è una cosa che mi devo testare un MVP, un minimum viable product per una settimana. È una cosa che se creo una sezione, faccio un investimento marketing in quel senso, mi dura per sempre. Con le ads si diventa un po' schiavi, cioè se oggi devo vendere un corso, domani devo vendere le cuffie, dopodomani le ads vanno bene, ma soprattutto se ne ho una velocità, magari ne ho una necessità incredibile, immediata, faccio le ads, pago e ho il risultato. Dall'altra parte, se devo creare un asset sostenibile per una realtà, come può essere un'università, andrei molto a lavorare con il sito internet e il blog aziendale per creare una pagina particolarmente ben indicizzata su Google, che permetta alle persone che cercano quelle parole chiave di trovarci per prime. Ok, va bene, io. Scusa Sì. Antonio, ciao, ciao Stefano, io Ciao sono Alessandra. Alessandra e lavoro presso l'ufficio comunicazione dell'Ateneo.
Quello che forse Antonio voleva anche un po' esplicitare è che noi abbiamo un caso quando abbiamo acquistato delle ads per il bando del dottorato di ricerca, non su LinkedIn, ma avevamo usato all'epoca banalmente Facebook, neanche Instagram, e devo dire che avevamo avuto un grosso riscontro in termini di domande, ma veramente grosso. Non vorrei darti i numeri sbagliati, ma parlavamo almeno di 1500 domande sull'intero bando, che per noi è un grosso numero, a fronte delle 50 domande, 50-100 domande che solitamente avevamo. Quindi, siccome appunto LinkedIn è un canale, una piattaforma che diciamo di alto profilo dal punto di vista proprio della lavorativa, ma anche oddio, mi sfugge il termine adesso. Comunque, è una piattaforma di alto profilo, quindi ci chiedevamo se poteva essere utile una cosa di questo tipo. Allora, Proprio in virtù di questo esempio. ok, mi viene in mente due cose. Allora, la prima è che forse sì, più che età hanno le persone che cercate? Un dottorando che età ha? In che fascia Il di età è più o meno? dottorando solitamente siamo dai 25 ai 30, diciamo questa è la parte centrale, e poi ci sono Ok. anche delle Allora, più che possibilità. LinkedIn, perché vi spiego un po' così le differenze, così capite un po' la logica. LinkedIn si può sicuramente utilizzare, ma su LinkedIn si vanno a cercare le parole chiave, spesso si vanno a, adesso non vorrei troppo semplificarla, però si vanno a fare delle pubblicità molto su parole chiave, nicchie, settori, esperienze. È una cosa un po' particolare, si può provare? Assolutamente sì. Dall'altra parte, vedendo la fascia di età di persone che cercate, si possono utilizzare tutti gli altri social che hanno dei costi sicuramente molto più accettabili. Cosa che mi confermi ha già funzionato in passato, quindi Sì. sicuramente si può ripetere. L'altra cosa che mi viene in mente che si può fare però è sia sui professionisti singoli, sia con le pagine dell'Ateneo, si possono creare proprio dei, tipo come cerca lavoro su LinkedIn, e allora quello funziona tantissimo, perché se io vado a cercare, io che cerco il dottorando, io che sono il dottorando, voglio andare a cercare quello, sicuramente lo trovo. Ha diciamo, un costo assolutamente irrisorio, e anche se viene sponsorizzato. E dall'altra parte mi permette di avere una posizione, come se avesse una posizione lavorativa, diciamo. Esatto. Quello assolutamente sì, si può fare. L'advertising, per come lo intendo io, lo sponsorizzato è proprio il post che riesce nel feed su LinkedIn. Sì. E quello è abbastanza costosetto, e per come viene impostato è più del tipo cerco una persona in quel ruolo e cerco di vendergli un servizio. Ed è una cosa un pochino diversa. Si può provare? Assolutamente sì. In realtà nel marketing quello che si fa tendenzialmente è si testa tutto, si capisce cosa funziona di più e poi vado a mettere tutto il mio budget e le mie energie su quello che ha funzionato di più. Quindi in generale il mio parere è pur sempre un parere di un singolo, bisognerebbe vedere i dati perché i dati danno ragione. Poi il parere del singolo ci sta, ma. Però sì, potete assolutamente provare a farlo. State attenti molto a chi vi affidate, perché di fenomeni del web al momento è pieno, di agenzie fenomene altrettanto, e quindi poi quello, come vengono impostate queste campagne, la creatività che si usa, il copy che si usa, come viene scritto e presentato, ha poi effettivamente una grossa differenza nel riscontro dei risultati. Ok, grazie. Niente. Ci sono altre domande? Curiosità? Lei le ha uccisi, Stefano? Scusatemi, No, commercio. sto scherzando. No, a me è piaciuto tantissimo, insomma, ti ringrazio a nome di tutti. Insomma, è un argomento da approfondire, per cui, insomma, è possibile che ti romperò ancora le scatole e anche qualcuno dei miei colleghi, ma insomma. Quando volete, un piacere. Va bene. Ti giro poi magari un paio di link con un po' di informazioni aggiuntive per chi vuole approfondire. E poi ci aggiorniamo. Perfetto, dai, grazie ancora È e stato un piacere.
Ci vediamo la prossima settimana con gli Ciao a altri. tutti, buona giornata. Ciao a tutti, buona Grazie, giornata. buona Ciao. giornata a tutti. Ciao, Buona giornata, grazie. Buona grazie. giornata. Grazie, Buona giornata, arrivederci. grazie. Buona giornata. Grazie.